Il Rocca Scalegna continua il suo peregrinare tra i campi dei comuni limitrofi in questa prima storica annata di promozione. La truppa di mister Di Cencio fa scalo da un po' di tempo in quel di Casoli, un terreno di gioco che nel recentissimo passato ha vissuto epiche sfide di Serie D, ma dopo l'incredibile scomparsa dei gialloblu dal calcio che conta, rischiava altrimenti di rimanere assolutamente deserto, se non per impegni nelle categorie minori e nel settore giovanile. I roccolani vogliono confermare il buon rollino di marcia delle ultime domeniche, culminate con i successi sul Perano e con l'ottimo pari al Palozzi contro la corazzata Sulmona. Di contro, il Laureatum avversario di turno cerca di rimediare al KO interno subito 7 giorni fa ad opera del Perano. Buona partenza per i padroni di casa con Carunchio che insidia De Mare con un piazzato da posizione leggermente defilata. Dall'altra parte Garibaldi risponde presente allo stacco ravvicinato del temuto Farias. L'estremo roccolano è attento anche poco dopo sul tiro non troppo insidioso di Rosselli, ma non può evitare il tracollo che si materializza al 19° con Farias che si conferma rapace d'aria con un preciso stacco aereo sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla destra. La reazione roccolana è piuttosto sterile, con gli amanti biancazzurri che rimangono per lunghi tratti spettatori non paganti della contesa, ed ecco che deve provvedere un centrocampista, nella fattispecie Rotunno, a tentare vanamente la percussione in zona tiro. Di ben altro tenore le conclusioni loretesi, che al 23° sfociano nel raddoppio griffato stavolta da Colantonio, ben servito da Farias che non si fa intimorire da D'Amelia, infila Garibaldi nell'angolo opposto. Per il Laureatum si tratta della segnatura che tarpa le ali agli avversari, per il Rocca Scalegna si tratta di un duro colpo da digerire, anche se la reazione arriva ma non in maniera adeguata. Al 27° Pacella, lanciata in verticale dal suo collega di reparto Padolecchia, prova invano ad aggirare l'attento De Mare. Un solo giro di lancette ed è D'Antonio che spedisce malamente a lato. Al 34° l'ex casolano Di Giuseppe prova ad avanzare sul tiro dalla bandierina di Padolecchia, ma sia lui che Pacella si dimostrano poco reattivi col pallone facile preda della difesa ospite. Ancora Pacella al 37° che dimostra di avere le polveri bagnate vanificando il traversone al bacio di Padolecchia con lo stacco aereo ravvicinato che spedisce il pallone oltre il legno traverso. La gara potrebbe riaprirsi al 40° quando il signor Metrangolo di Pescara assegna il penalty ai biancazzurri di casa, ravvisando l'intervento falloso di Di Clemente su Carunchio. Dal dischetto Padolecchia si fa ipnotizzare da De Mare, che preserva l'inviolabilità della propria porta e rispedisce al mittente l'ipotesi di rimonta. Con le immagini ci trasferiamo nella seconda frazione, che va subito agli archivi dopo 7 primi, quando arriva il tris del Laureatum con la complicità involontaria del giovane Consalvo, il quale infila le spalle del proprio portiere nel tentativo mal riuscito di spazzare via il pallone dalla propria area. Reazione inconsistente quella di D'Antonio, al di sotto dei suoi standard abituali, e gara che prova a riaprirsi con il gol della bandiera di Tano a ridosso del quarto d'ora. Non ci sarà il previsto assalto all'arma bianca dei roccolani, pericolosi soltanto al 21° con lo stesso Tano, attento in ogni caso De Mare. Mister Di Pietro oggi squalificato, ha seguito la gara dalla tribuna. Se i risultati sono questi, magari verrebbe la voglia di seguire tutto il campionato in tribuna. Sicuramente sono disposto, perché effettivamente oggi abbiamo fatto una grande partita, abbiamo raccolto 3 punti che meritavamo, non dico tutte le partite ma quasi. Quest'anno veramente stiamo affrontando un'annata dove purtroppo non riusciamo a realizzare con continuità, invece oggi abbiamo fatto 2 gol bellissimi, i primi 2, siamo stati un pochino più fortunati delle altre volte. Adesso le vostre prospettive per l'alta classifica cambiano? No, assolutamente, io ci spero chiaramente, perché diciamo che stiamo ripercorrendo un pochino l'annata dell'anno scorso, dove abbiamo iniziato un pochino male, però lì giocavamo anche male, invece quest'anno giochiamo bene, abbiamo raccolto poco, poi arriviamo a un passo dai playoff, perdemmo l'ultima partita col San Salvo, però diciamo che l'altro anno fu una grandissima annata, quest'anno gli obiettivi diciamo che sono gli stessi, se quello che arriva è tutto di più, per noi è importante salvarsi. Rocca Scalegna è un po' sfortunato oggi? Va sfortunato, io Rocca Scalegna è sicuramente una grossa squadra, è veramente composta da tanti giocatori bravi e dal mio amico Di Cencio molto bravo, ma io credo che oggi noi abbiamo meritato, al di là della sfortuna del Rocca Scalegna, assolutamente. Mister Di Cencio, oggi gara sfortunata della sua squadra, grossi errori da parte degli attaccanti che non hanno reso per quanto possono. Ma innanzitutto faccio i complimenti a Loreto, perché il calcio deve essere un calcio pragmatico, fatto di situazioni, e le situazioni vanno sfruttate. Il Loreto è stato bravo e ha meritato di vincere senza nessun tipo di scusante che posso dare ai miei giocatori. Credo che la mia squadra debba fare un grosso bagno di umiltà per rimettersi in riga, perché altrimenti rischiamo
di dare brutte soddisfazioni alla società. Si farà sentire quindi in settimana? Credo proprio di sì, perché come dicevo prima, la prima dote è l'umiltà, poi ci vuole corsa e grossa determinazione per giocare a calcio. Poi tante chiacchiere non servono, servono i fatti, servono i punti e per farli bisogna essere determinati a farlo.